Un pallone dietro il filo spinato nella scultura bronzea di Mario Coppetti e il suono di violino, uno dei violini di Auschwitz. Sono stati questi due momenti più toccanti di un pomeriggio che ha regalato una nuova targa allo stadio Zini, dietro la tribuna centrale, in ricordo di Vittorio Staccione, onorato come uomo prima che come calciatore, morto a Mauthausen nel marzo 1945, a poche settimane dalla liberazione per difendere le proprie idee politiche e sociali. Un incontro che ha richiamato un centinaio di persone nello stadio che ospita le gare interne della Cremonese con le principali autorità del mondo politico, sportivo e militare di Cremona, organizzato dal Panathon Club che ha unito i 60 anni di attività all'altro anniversario storico, quello dei 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gigi Torresani, socio storico del Panathlon, ha ripercorso la carriera di staccione che in grigio rosso ha giocato negli anni 20-25 partite, arrivando dal Torino e passando poi alla Fiorentina, primo calciatore a indossare tutte e quattro le maglie del club gigliato e a finire nel 2012 nella Hall of Fame della società. Poi, per dirla con Torresani e con il presidente del Panathlon Cesare Beltrami, a staccione di convinte idee antifasciste, dopo il dolore del lutto per la perdita della figlioletta e, sempre per complicazioni legate al parto anche della moglie, venne imposto di togliere la casacca da gioco e di indossare un pigiama a righe e un codice a barre. Il pomeriggio intenso e a tratti struggente è passato poi dalle parole del sindaco Gianluca Galimberti e da quelle di Oreste Perri alla prima uscita cremonese da presidente regionale del CONI, che hanno esortato i giovani, ma anche gli adulti stessi, chiamati a insegnare loro il futuro una tappa della memoria alla quale hanno partecipato l'US Cremonese con il vicepresidente Maurizio Ferraroni, il Comune di Cremona con Galimberti e l'assessore allo sport Platè, l'associazione Ampi con Marcella Lauda Dio, i Carabinieri con il colonnello Cesare Lenti, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale, la Prefettura con Claudia Sanso, senza dimenticare il patrocinio della FIGC e della Gazzetta dello Sport, presente con lo storico redattore Daniele Redelli e il saluto portato da Don Marco d'Agostino, Massimo Cecchi della Fiorentina, soprattutto della Fondazione Museo della Fiorentina, ha portato il saluto della società viola prima che il violino di Auschwitz appartenuto a Eva Maria Levi suonasse la melodia di Schindler alla presenza di Carlo Alberto Carutti. Un violino suonato davanti alla targa, scoperta poco prima delle 17.30, mentre Mario Coppetti, visibilmente emozionato, ricordava per l'ennesima volta la lezione di staccione, uomo prima che calciatore, esempio di una generazione martoriata dalla guerra che ancora ha molto da dare e insegnare. Perché una targa non parla, come è stato ripetuto, ma può e deve servire a ricordare: allora sì, anche la follia subita e il dolore patito da Staccione potranno acquisire un senso per gli anni a venire.